Stasera parliamo di una fase importante del gioco, perché è la fase della difesa, no? Quando non c'è un tiro, oppure molte volte, guarda, parlando proprio di Davide, io me lo ricordo a Pistoia, che è preso un applauso per un tiro che non tirò. Cioè praticamente c'era la soluzione per andare sui birilli e lui scelse un tiro che in quel momento nessuno aveva pensato, no, tirò un pallino e quella gli servì poi per vincere anche la partita, tra altre cose. Quindi stasera parleremo delle impallature, l'impallatura è una, cioè, la base di tutti i tiri è la rimanenza, no? A me tutti quelli che mi hanno insegnato, cioè quelli più bravi delle due, chiaramente è troppo facile pensare soltanto a birilli, no? È importante sempre curare queste impallature. Se si vede giocare amatori, secondi, anche prime categorie, se ne vedono tirare veramente poche. Se invece si vede giocare gente a un certo livello, in una partita sola si vede tirare 3 o 4 difese come minimo. Se si vede giocare una partita di attacco, perché il tiro di difesa diventa poi di attacco, certo, se eseguito bene. Quindi partiamo subito con questa lezione. Le impalature più classiche, che sono le prime che io ho imparato, sono questa, per esempio, è una posizione come questa, che sul rinquarto da noi al pallino, certo, va bene, che non è uno striscio dritto a spingere, che basta prendere la piena, che una posizione come questa sul rinquarto da noi al pallino, tirando il rovescio, senza effetto, senza niente, Marco, l'avversaria si batte, vai, viene qui. Sì. E la nostra va all'angolo opposto, no? Quindi il pallino a questo punto poi diventa utile, ora l'ho messo lì per dare noia sul giro. Allora, senza effetto, porzione di palla, di mandare questo, chiunque lo fa e lo tira, di mandare la palla lì, vai, guarda cosa succede ora. La tua è perfetta, allora, te ora fai una considerazione, Marco. È più importante al biliardo mettere le palle così all'avversario che qualunque, compreso lui, o magari fare 2 punti o 4 punti, è in difficoltà. Certo. Allora, ho rinunciato a un tiro per tirare una difesa che è la stessa difesa. Si può fare, allora, se io metto la stessa posizione, chiaramente il pallino non c'è, rimettila più o meno lì. Questo è un concetto importante, cioè riuscire a capire la difficoltà, cioè il coefficiente dice io lo farò o non lo farò, che percentuale io ho di realizzazione. Quindi se ho un rinquarto del genere, in questo caso il pallino non c'è e io lo tiro, perché ho la mano sul biliardo, perché un giocatore un rinquarto così lo deve fare, non può rinunciare. Diciamo che è un tiro che si può seguire. Ma se già io vado ad aumentare la distanza e quindi questa biglia la vado a mettere qui, e questo è il concetto da capire, non è uguale questo rinquarto a stecca alzata, posizione scomoda, magari intenzione a tirare una difesa che è un tiro senza effetto. Non solo, se siamo indietro bisogna fare un tiro proprio... bisogna fare, si chiama una perfezione, si può tirare, ma se no, altrimenti, cioè, è troppo importante curare. Siamo avanti, si vede i giocatori di un certo livello alzare la stecca e tirare i rinquarti, magari perdere una partita perché prendi un rimpallo, bevi, rimani sotto, quell'altro va 8. Certo. Invece, quindi capire la differenza che c'è fra questa biglia qui e questa biglia qui, perché se è qui è troppo più facile tirare una difesa come quella che ho tirato ora, senza effetto, rovesciando la biglia. Se siamo in una posizione che si vede che la nostra è un pochino spostata rispetto alla posizione base che ho tirato prima, quindi la nostra camminerebbe troppo tirando lo stesso rovescio, mi ritroverei con la biglia qui e la mia che ha battuto e sta lì dall'altro lato. Quindi come posso fare per rallentare il percorso della mia? Con un pochino di effetto a destra, perché l'effetto a destra mi consente alla mia di rallentare chiaramente un pelo, e poi se no non ci sta più. Però il modo per far correre un pochino meno la nostra, se la posizione lo richiede, è dando un pochino di effetto, in questo caso a destra, quindi a sponda. Benissimo. Quindi un'altra parliamo... difesa simile a questa, con la differenza che questa volta qui ci va la nostra, è una classica posizione dritta all'angolo, così, certo, dritta all'angolo, eccola qui, con uguale a prima, si chiamano croci, no? La nostra, a questo, siccome è dritta all'angolo, se fosse qui tirerei il terzo, se fosse qui tirerei ecco, il quarto, esatto, dritta all'angolo, essendo dritta all'angolo, i tiri ci sta il quarto di mezzo colpo e tutto, però c'ha un coefficiente, cioè nella testa dice su 10 volte, quante volte lo faccio? 2, 8 volte lo sbaglio, allora sarà allora conviene coprirmi. Specialmente magari sono avanti, stessa cosa, senza effetto, si tira, guarda,
un pelo di effetto, semmai se si vuol dare a destra, che consenta alla nostra comunque di fare sempre la strada e di scendere giù. Questa volta di là ci va la buona, quella lì con tutti i pallini rossi. Ecco. Questo è uguale a quello di prima. Questa volta, certo, la nostra è venuta di qua e l'altra è andata di là. Perfetto. Allora, cosa c'è da dire? Beh, una cosa importante: stiamo attenti all'effetto, perché non so se avete visto che queste palle si sono scambiate abbastanza vicine. L'effetto a destra, ritorniamo al discorso dei rimpalli, se io devo rimpallare, certo, qui l'effetto a destra, la mia la porta più in là, devo stare attento perché ci trova l'altra, quindi cioè, è sempre meglio tirarlo senza effetto o con pochino effetto. Se io do tanto effetto a destra, guarda Marco, credo di rimpallare subito, perché l'effetto a destra l'ha portata ad incontrarsi, certo, no? Dice, ma c'era il rimpallo? No, a me mi insegnò lui, il rimpallo non esiste, c'è, esatto, solo da capire dov'è che devo scambiare. Non esiste per te, io rimpallavo sempre, no? E invece comunque, no, rimpallo. Allora, hai visto l'effetto a destra cosa ha fatto? Quindi certo, mi se ne dà pochino, però è un tiro importante. Se uno lo prova 3 o 4 volte, se fai una difesa del genere, te metti in difficoltà giocatori bravi, perché certo, dopo quando gli hai messo le palle agli angoli non la prendano oppure rimangano sotto, sarà più facile tirare il tiro che ti lasciano dopo rispetto, certo, a quello di difficile. Quindi in questo caso abbiamo capito, un'altra difesa bella è sempre una posizione come questa, ecco, una cosa del genere, così, quindi sì, così, ecco, una posizione di questo tipo, dritta all'angolo. O comunque che ci sia, o comunque che guardi la corte, quindi che ci sia il pericolo del rimpallo, il rovescio sia difficile, ci sia il rimpallo, lo striscio non lo puoi tirare perché guarda l'angolo o la corta, è tutto difficile. Se specialmente c'è un pallino là che ci può andare la biglia buona da 3, oppure se c'è un pallino qua che ci può venire da 4, allora, e lo puoi tirare in tantissime posizioni, si tirò anche una volta con le biglie dritte qui, sì, comunque l'effetto è a sinistra, fine, palla poca, rovesciandola e mandandola nell'angolo là, con la nostra che girerà di rinterzo e viene